Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Andrea. Voglio presentarvi un'altra novità molto attesa qua a Ginevra 2019, ossia la nuova Renault Clio. La nuova Renault Clio rivisitata negli esterni, montando appunto i gruppi ottici della sorella maggiore Mégane, con questa C che secondo me sta molto bene, monta delle finte prese d'aria qua sull'anteriore, monta dei cerchi belli vistosi, neri e cromati, con la scritta RS Line, quindi una versione un pochino più sportiva. Vediamo se riusciamo a entrare, così guardiamo gli interni della nuova Clio 2019. Pelle qua sugli alzacristalli, volante sportivo, mi sarebbe piaciuto vedere il volante leggermente più spezzato nella parte sotto. Start e stop, abbiamo un infotainment che si sviluppa sul verticale invece che sull'orizzontale come nella sorella maggiore Mégane. Cambio automatico nel segmento, penso una delle poche che ce l'hanno, scritta RS sul tappetino. Sedili molto avvolgenti in pelle. Vediamo il posteriore e a lettoncino, proprio il giusto e indispensabile per far vedere l'allestimento di cui è dotata. Gruppi ottici che vanno a finire sul portellone, come siamo già stati abituati a vedere, ma in questo caso sono leggermente più arrotondati. Scarico cromato e finiture come nell'anteriore, satinati, grigi. Vediamo il portellone se si riesce ad aprire. Ok, si apre dalla zona porta targa, non cambia moltissimo, forse un pochino più profondo, forse, se non erro. Andiamo a vedere se riusciamo a vedere un'altra colorazione, il beige RS Line. Vediamo qua la reginetta. Questo qua è un allestimento più tranquillo. Viene dotata anche di un motore ibrido. Per le ultime novità che sono riguardanti appunto il settore automotive, averne uno in casa è ormai quasi d'obbligo. Sicuramente con l'uscita di questo modello, se il prezzo sarà giusto, l'italiano magari sarà più propenso ad acquistare quest'auto, e come già ha fatto sarà regina di vendite. Andiamo a vedere anche la Mégane RS, giusto per lasciarvi con una chicca. Vediamo la sorella maggiore nella sua maggiore sportività per ora. Eccola qua, questa colorazione molto coraggiosa, RS sul posteriore con lo scarico nel paraurti lì a dominare nella zona centrale, lo spoiler appena accentuato, perché appunto Mégane è sicuramente una delle auto che ha riscosso più interesse, perché ha ridisegnato una macchina che aveva proprio bisogno di un restyling. Abbiamo una firma della versione RS che vi troviamo anche sulla Clio di scorsa generazione, i tre faretti della luce diurna con appunto la C del faro anteriore, i cerchi da 19 pollici, prese d'aria qua vere ovviamente, con la scritta Renault Sport. E vediamo l'interno, Alcantara, abbiamo i sedili in Alcantara con della Recaro, con logo RS, tunnel centrale, l'infotainment sviluppato in verticale come nella Clio e nulla più. Vi invito a farmi sapere cosa ne pensate della nuova Renault Clio 2019 e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!